Hello guys, sono Shane e siamo qui con un nuovo spacchettamento del gioco di carte con le family online dei Pokémon. Iniziamo come sempre con un piccolo spacchettamento che col tempo aumenterà sempre di più. Oggi abbiamo tre bustine ancora di tesori leggendari di nero e bianco, sperando di non trovarci nuovamente un altro Caldeo, e un pacchetto di guardiani nascenti. Iniziamo da tesori leggendari, che sarà probabilmente l'ultima volta che vedremo questo pacchetto in questa serie. Speriamo di no, ma non so. Avremo tante carte nuove, come già abbiamo visto in passato. No, per niente. Una sola carta nuova, un'Altaria. Simpatica. Due carte. La prima carta rara è un Empoleon. E invece la carta rara è un la serie dei Mewtwo non finisce più. Questo Mewtwo è molto buono. Con Sfera X, infliggimento di danni per energia assegnata a questo Pokémon, al Pokémon difensore buono. E Psicomotore, scatola energia assegnata a questo Pokémon. È un Mewtwo abbastanza carino e particolare. Lo potrei anche usare. Potrei. Apriamo guardiani nascenti. Vediamo se magari troviamo una bella GX. Che di certo le GX non ci piacciono mai. Ok, abbiamo già qualche carta nuova. Abbiamo Mudbray, il gioco di Alola, che vi giuro, anche dopo aver comprato il gioco di Pokémon Sole, non sapevo della sua esistenza. Collina Crosciante, ed è una carta molto buona per i maschi di acqua. Hakamo, non so pronunciare, scusatemi. Due carte rare, la prima è uno Sharpedo, e la carta rara è un... Mi piace per il culo. Non mi piacciono queste cose. Altro tesoro leggendario. Vediamo cosa ci dà questo nuovo tesoro leggendario. Vediamo. Allora, tolte le tre carte rare. Ok. Seawaddle. Servine. Faccia sexy. Un Carnivine. Scusate. Ma questo Svabru. Ma quanto è grasso. Cioè, saranno un gioco di prospettiva, ma io lo vedo tipo uno Svabru ciccione. Ma ha fatto fuori. Tre carte rare, la prima è un... La prima carta è una X. Meloette X Full Art. Che se ricordate nel vecchio video, proprio nello scorso video, l'ho scambiato per una cassa Meloette X, non Full Art. E con questo siamo a due. Wow. Quindi le altre due carte cosa sono se questa era la X? Cosa sono? Un'altra Meloetta. Giustamente, abbiamo Meloetta X e anche la Meloetta tipo ballerino, non mi ricordo come si chiama, tipo cantante, tipo danza, non mi ricordo. E la carta rara è un Reuniclu. Ma perché questa Meloetta? Wow. E abbiamo un ottimo pacchetto, cioè ci sta andando benissimo tesori leggendari, eh. Cioè, è una serie che veramente ho aperto poco, ma... Wow. Ok, Magica, Mincino, e abbiamo un Teddiursa, abbiamo Swadloon, un Pikachu. Due carte rare, la prima è un Tangrowth, e la carta rara è un Articuno. Ok, però dai, è un Articuno che non ho, quindi mi sta bene. Ok. Per ora ci siamo fermati, già lo spacchettamento iniziato così va già da Dio. Altri tre pacchetti, uno scontro primordiale, un Sole e Luna guardiani nascenti e un X e Y evoluzioni. Partiamo da scontro primordiale, che è davvero da tantissimo tempo che non lo apriamo. E vediamo se troviamo un altro bellissimo Groudnext, un altro Groudnext, magari anche un Kyogre, non mi dispiacerebbe. Ok, una carta nuova, un Lantern, due carte rare, la prima è un Crodon, non male. E la carta rara è un... Sì, ok, un Crodon, ma è un Crodon normale, quindi non è quello che cercavo. X e Y Evolution. Vediamo se troviamo il nostro bel suo Venusaur, come sto citando in ogni volta che apriamo questo pacchetto. Poi le carte normali sono tutte quante. Parte di Luccicoso. E la carta rara è un Zapdos. Buono, non avevo Zapdos. Con Fulmine toglie 170, 4 carte energia. Letto, scarta tutta l'energia assegnata a questo Pokémon. Tuono, sempre 4 energie. Questo Pokémon infligge 30 danni a se stesso.
non è il massimo come Pokémon, cioè fa male, ma gne. Le luna quelle innescenti alla caccia di un altro GX. Vediamo un po' se siamo fortunati. Speriamo fortunati. Speriamo di sì. Ok, una carta, tre carte nuove. Abbiamo Yang Moho, un Marini, Mareani, un Beldum, che mi piace tanto. E la cartella è un Probopass. Ma buono, però dai, un po' di carte nuove di certo non mi dispiacciono, però niente di eclatante. E per finire l'episodio abbiamo altri tre pacchetti, stavolta di vapori accesi, e quattro normalissimi forzieri comuni. Quindi, come non facciamo il suo solito giochino, apriamo un forziere, un pacchetto, un forziere, un pacchetto. E iniziamo sto giro proprio dal forziere. Che contiene? Vediamo un po' se possiamo un po' di soldi. 5 Pokémonete, e la carta è un Raichu del set XY, niente di che, normale amministrazione. Andiamo adesso con un pacchetto di vapori accesi. Ancora la nostra carissima ricerca di Volcanion X normale, né full art né free serie. Carte nuove, due carte rare, la prima è un buono un Pyroar Turbo, e la carta rara invece è un Toxicroak. Ho già trovato Pyroar Turbo, ma trovarne un altro non mi dispiace, visto che il resto del pacchetto fa un po' schifo. Altra cassa, altri soldini, 5 monete e un Two Blade. Ma niente di che. Pacchettino, vediamo un po' cosa c'è da questo pacchettino. Vediamo un po'. Link, Tidot, Mary, Fungus, Bergmite, Anorizza, Lucia, Dewott, un Ditleo, Reverse, e la rara è un Dragigon che abbiamo già. Gna. Altra cassa. Contenente 5 Pokémonete. Una normalissima carta scambio. Cosa cavolo me ne devo fare di una carta scambio così lanciata a muto? Non si sa. Vapory Accessory. Abbiamo l'ultimo pacchettino. Io lo prendo, vediamo cosa contiene di bello. Tidus, Drifloon, Sneasel, Fletchling, Ashabot, Monferno, Sheldon, Ambipom, Litwick, e la carta rara è un Avalag. Non ho mai visto Avalag. Sgranocchio, sciogli banchina. Scarta le prime tre carte del tuo mazzo. Per ogni carta energetica scartata in questo modo, scarta tutte le prime tre carte del mazzo del tuo avversario. Simpatico, potrei crearci intorno un mazzo per scartare. Però non so quanto effettivamente potrebbe realmente funzionare. Dettaglio tecnico. Ultima cassa. E abbiamo 25 Pokémonete. E un legame mentale con Slowbro. E anche oggi lo spacchettamento si conclude con una quantità di carte dai più o meno abbastanza interessante. Come sempre a fine episodio vi faccio vedere un po' la nostra bellissima collezione di Pokémon X e GX, che pian piano, come vedete, sta sempre diventando un pochino più gustosa, ricca di contenuto. E sì, dai, non siamo messi così male. Abbiamo un sacco di Mewtwo, anzi forse è la carta che ho più di tutte quante. Sono felice per questa meloetta full art combinata con la meloetta normale. Potrei crearci un mazzo con l'abilità Coro, anche se non so effettivamente quanti Pokémon con Coro io abbia a disposizione. Abbiamo anche questo Simisod X trovato un po' di tempo fa con l'evento della settimana, che ti danno le carte secondo di quante ti vinci. A dettagli. Comunque ragazzi, questo era tutto. Noi come sempre ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video spacchettamento. Bye bye. Ciao. Donald Trump approva questo video. E visto che, siccome sapete che oltre a fare i video di spacchettamento io ci gioco anche al gioco di Pokémon Giocate con Family Online, sacrificherò questo simpatico pacchetto di Sole e Luna per Houndoom
X, perché questo Houndoom mi serve per un mazzo che voglio creare. Il mazzo scarta tutto, perché attacco Scioglicorno che scarta le prime due carte del mazzo del tuo avversario. Quindi giocato bene con un bel mazzo di Houndoom e altre carte che distruggono il mazzo avversario, può venire fuori qualcosa di molto carino. Quindi Houndoom X, sei mio. Questo simpatico. Scambio. Yeah.